Ciao ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Recensione più Doppiaggio, la serie dove recensisco serie TV o film e poi porto il doppiaggio venerdì. Quest'oggi parleremo del nuovo Resident Evil, Welcome to the Raccoon City. Io non ho mai giocato Resident Evil, lo ammetto, non sono un fan, però ho visto tutti quanti i film, perché sono un appassionato, diciamo, di film di zombie, mi piacciono molto, anche se la maggior parte fanno cagare, anche quelli di Resident Evil. Questa volta volevo parlare appunto di questo film di Resident Evil, appunto perché un pochino mi ha stupito, cioè è stato un po' un level up per i soliti film di Resident Evil, nonostante tutto non c'è la solita attrice, che manco mi ricordo come si chiama, comunque mi pare sia cieca, vabbè, quella lì insomma. Come sempre io giudico in base a tre cose, trama, personaggi e obiettivo. Allora, la trama qui è molto semplice, però perlomeno l'hanno sviluppata meglio, perché invece di essere la solita cosa complicata dell'Umbrella, è un po' più semplice da spiegare. Allora, praticamente ci sono questi due gemelli, da quel che ho capito, cioè sono fratelli, ma penso che siano della stessa età comunque, che sono orfani, sono in questo orfanotrofio, che è dell'Umbrella, e la più piccola, o la ragazzina, non so se sono gemelli o no, lo dico, vabbè, vaffanculo, fratelli, ok. E praticamente vede questa specie di bambina un po' storta e tutto il resto, che gli altri invece non riescono a vedere, ma non perché non esista, è proprio perché appare solo quando lei è sola, però esiste, ci parla, e questa qui è, diciamo, un po' una ragazzina con il quale hanno fatto appunto degli esperimenti. E che dire, poi diventano grandi e lei parte, se ne va, mentre il fratello viene adottato dal capo dell'orfanotrofio, in cui crede molto. Mentre lei torna, perché ha trovato un video di questo scienziato che dice che a Raccoon City succedono cose strane, che stanno avvelenando la popolazione e cose varie, e succede il panico. In poche parole, cominciano a uscire fuori i primi zombie, che sono stati, diciamo, creati tramite l'acqua, cioè le falde acquifere sono contaminate. All'inizio litiga col fratello perché lui, essendo cresciuto con il tizio dell'orfanotrofio, crede in lui e quindi non crede al fatto che sia un pezzo di merda, mentre lei cerca di tutto per smascherarlo. Alla fine va a finire, in poche parole, che si scopre, insomma, quello si toglie la maschera e tutto il resto è quello che cazzo è, e non vi dico poi altro se non spoilerò troppo. Comunque la trama, come ho detto, è semplice, ma per essere comunque di un film zombie potrebbe essere anche non troppo originale, ma comunque fatta bene, non ti stufa, io gli darei un 7. Passiamo ai personaggi. Personaggi, allora, come ho detto, i personaggi sono... facciamo 5-6, comunque, e come le altre volte... Una cosa che mi piace è il fatto che siano stati appunto sviluppati in base alla loro importanza. Allora c'è il capo della polizia, che è un grande ed è lo stesso che fa Bullock di Gotham. E non gliene frega un cazzo, vuole solo sopravvivere. E non so. Poi c'è il novellino di turno, che è il coglioncello che sicuramente poi si tromberà la tizia protagonista, anche se è uno sfigato. E poi c'è il poliziotto figo, che invece, a dir la verità, conosce un po' meglio le cose perché è stato informato da questi tizi e è stato pagato, diciamo, per sputtanare la Umbrella e Corporation, e niente, deve andare praticamente a prendere delle prove. Poi c'è il fratello e lei, e che sono, diciamo, lui, uno che appunto crede nelle istituzioni, che appunto è un poliziotto e dice no, non può essere così, io credo in quello lì che mi ha cresciuto perché per lui è stato come un padre, e tutto il resto, mentre lei è la classica invece scappatella di casa che prende, va e probabilmente, insomma, ha vissuto anche un po' sotto i ponti, se l'è cavata da sola.
Poi come finale c'è il cattivo che appunto è il tizio dell'orfanotrofio, che puntualmente invece è un matto sfegatato mezzo nazista che vuole fare gli esperimenti sui bambini, insomma, si era più o meno capito. Come personaggi, ripeto, pure qui tutti quanti in base alla loro importanza hanno il loro senso, quindi pure qua io gli darei un 7. E poi, passando all'obiettivo, beh, secondo me l'obiettivo era riportare in voga un qualcosa di Resident Evil che magari non facesse poi così schifo e ridare, diciamo, una rinfrescata a questa serie. Secondo me ci sono riusciti, perché comunque, ragazzi, guardatevi uno dei Resident Evil vecchi e poi questo e ditemi, cioè la differenza è abissale, a parte proprio come è sceneggiato, ma per di più pure a livello anche di budget, di effetti speciali, sicuramente stiamo andando oltre, cioè è un po' come quando abbiamo visto Avatar e noi tutti quanti, oddio, cioè non gli potevi dire nulla dal punto di vista di budget, appunto perché comunque il mondo stava anche andando avanti. Esattamente, il mondo sta andando avanti, quindi mi aspetto di vedere cose belle. E questa volta Resident Evil me l'ha fatta vedere belle. Non come il Dottor Dottor Strange, Strange. che mi fa vedere le cose in CGI più brutte, porco dio di della peggio roba. Vabbè, comunque, voto obiettivo. Anche qui dai un bel 7, così viene un 7 preciso per la media finale. Un filmetto caruccio che ci si può guardare di zombie. Ci sta, insomma. Questa recensione finisce qui. Aspettate il doppiaggio venerdì e ci vediamo al prossimo video.